Al comunale di Palombaro va in scena il tradizionale derby della Maiella, denominazione quanto mai appropriata vista la vicinanza geografica dei due centri alle pendici della famosa cima appenninica. I padroni di casa del presidente Gian Giulio ricevono infatti gli rimpettai del Fara San Martino in una gara che, oltre a rivestire l'interesse come stracittadina, è altrettanto importante perché mette di fronte due squadre impegnate a lottare per raggiungere l'agognata salvezza. Anche se il Fara San Martino ha raggranellato 24 punti, la zona calda non è poi così distante e muovere la classifica non fa mai male. Più delicata la situazione dei padroni di casa, affidata da qualche settimana alle cure tecniche di mister Padolecchia, chiamato ad invertire la rotta per traghettare i suoi verso lidi più tranquilli. I primi a prodursi in percussioni nella metà campo avversaria sono i biancoverdi del presidente Valente, che a pochi secondi dal fischio d'avvio del signor Baldassarre rischia di far male con impicciatore che si infila furtivamente tra le linee della distratta difesa di casa, ma il 9 Farese viene tamponato dalla tempestiva e temeraria uscita dai pali di Ditollo. L'estremo di casa è a dir poco superlativo nella fulminea replica Farese, uscendo stavolta fuori dalla propria area su Moretti, pronto a calciare senza avere più ostacoli sul proprio cammino. Dopo aver rischiato grosso, la squadra di casa si allontana dalla propria area e reclama l'interno di quell'avversaria, allorquando il contatto in area tra Markovic e Torres porta alla caduta di quest'ultimo, ma il direttore di gara ritiene che l'intervento sia assolutamente regolare e lascia proseguire. Le proteste locali si attenuano fragorosamente, lasciando spazio all'euforia, perché pochi secondi dopo lo stesso Torres va a segno, schiacciando di testa da distanza ravvicinata e finalizzando al meglio la pennellata dalla destra del funambolico Fonseca. Con l'entusiasmo alle stelle, la truppa di mister Padolecchia insiste in avanti a caccia del raddoppio della sicurezza, che non arriva. Al 16° Di Cecco è reattivo per allontanare la sfera con la tempestiva collaborazione di Valerio sull'insidioso traversone al centro di Manzone. 4 minuti dopo Fonseca appoggia al limite per Odorisio, la cui battuta a rete attraversa una selva di gambe per condurre la sfera tra le braccia di Di Cecco. Le ultime battute della prima contesa sono di chiara matrice farese. I ragazzi di mister Dalò sono pericolosi al minuto 37 con impicciatore che scatta sul rilancio di La Fratta e, dopo aver vinto con la forza il duello ingaggiato con la retroguardia palombarese, pecca in fase di finalizzazione alzando la sfera sul fondo. Prima della sosta i calciatori in casacca giallo-blu ci riprovano con Valerio, che approfitta dell'incertezza difensiva dei padroni di casa per fiondarsi dalle retrovie, appionando la sfera che poi indirizza troppo debolmente verso l'attento di Tollo. La seconda frazione sarà meno intensa, col Palombaro che bada soprattutto a mantenere il vantaggio, che non lascia completamente al riparo da sgradite sorprese. Il Fara, d'altra parte, cerca di fare il suo con alcune percussioni in avanti che però non si rivelano particolarmente efficaci. Al 10° l'esperto Di Vito cerca di sorprendere Di Tollo con un pretenzioso siluro da distanza siderale, ma la mira non è molto incisiva e la sfera va a spegnersi al lato. Il 10 Farese ci riprova poco dopo su palla inattiva, ma il pallone si spegne nello stesso punto con Di Tollo che rimane spettatore passivo della seconda frazione. Gli ospiti sparano gli ultimi colpi nelle battute conclusive della sfida con l'intraprendente Di Vito, che stavolta scodella centro area, dove i suoi compagni del reparto avanzato non riescono a sfruttare l'occasione in qualcosa di più devastante. Il Palombaro controlla la gara e, anzi, prima del triplice fischio va in attacco a cercare il secondo sigillo con il solito Torres, che dal vertice d'area spedisce tra le braccia di Di Cecco. Michele Padolecchia, il nuovo tecnico da 5 partite, subentrato a Cianci prima di Natale. Dopo 5 pareggi finalmente è arrivata una vittoria nel derby della Maiella. Sì, in effetti c'è una grande soddisfazione, ma al di là del derby, che ovviamente è sentito, io qua ci ho anche giocato e so la rivalità che ci sta, però era fondamentale oggi punti, perché in effetti dopo 5 pareggi consecutivi, che tutto sommato sono stati anche in alcune circostanze comunque stretti, e non meritavamo, però oggi abbiamo messo veramente, come le classiche frasi calcistiche, il cuore oltre l'ostacolo. Sono contento per i ragazzi, tutti quanti, dal primo all'ultimo, perché non avevo neanche i cambi giusti e ho dovuto sacrificarsi anche in ruoli diversi. Sono contento per Torres, che ha delle grosse potenzialità, sono contento per Bruno, che ha fatto veramente l'operaio con le sue qualità, al capitano, tutti quanti, nessuno escluso, salvi quelli che sono entrati, tutti quanti, sono contento veramente per loro soprattutto. Comunque, mi sembra una striscia positiva e per la salvezza dovete proseguire così. Diciamo che la strada è difficile perché, ripeto, io ci credo in questo gruppo. Ovviamente quando sono arrivato la squadra, tra virgolette, comunque buona, era già fatta, ma non è un problema perché io ho accettato tranquillamente, perché conosco i valori di questi giocatori. La differenza la fa l'anima, perché un giocatore non gioca solo
perché deve giocare, ma deve avere un obiettivo, deve avere dei valori importanti all'interno. Ecco perché se questo esce, allora faremo della strada. Se non capiamo questo, penso che oggi l'abbiamo capito, faremo della strada. Quindi mister, dovrete metterci tutta l'anima di questa partita di oggi, che avete fatto oggi, per il proseguo del campionato. Questo è il minimo, perché quando sei sotto ti devi, anche se ci sono dei giocatori importanti, ma non si va solo con i nomi, no? Come si dice nel calcio, bisogna darsi da fare, perché sei sotto e per risalire è sempre dura. E quindi io ho fiducia e ripeto, sono felice per loro, perché c'è state partite dove abbiamo preso per esempio a River gol al 96esimo dopo una partita sofferta, due partite in settimana, e però abbiamo pareggiato e ci è rimasto grande amarezza. Oggi ci è tornato indietro qualcosa che avevamo lasciato in precedenza. Ernesto Marcovicchio, difensore centrale del Fara San Martino, il derby della Maiella se l'ha giudicato il Palombaro dopo avervi letteralmente mangiato due gol all'inizio dell'incontro. Sì, purtroppo nel calcio succede quasi sempre così. Abbiamo avuto due grandi occasioni all'inizio del primo tempo, non le abbiamo sfruttate e a metà del primo tempo abbiamo preso gol. È andata così. Sì, una partita maschia, proprio come si fanno nei derby, però forse a voi è mancata un pizzico di cattiveria in più. Sì, l'inizio del primo tempo sinceramente non è piaciuto neanche a me, poi loro hanno sfruttato questa occasione che hanno avuto con i suoi due attaccanti, che sono sicuramente di categoria superiore. Noi i primi 20 minuti siamo mancati un po' di personalità, qualche ragazzo ha sentito un po' la partita, ma sono cose che capitano. L'abbiamo preparata bene, dispiace soprattutto per il mister e per la società, che veramente sta facendo dei grossi sacrifici per mantenere tutto. Andiamo avanti, un passo falso che non ce l'aspettavamo e niente, per noi l'obiettivo è la salvezza, ogni domenica è una finale. Non guardiamo in faccia a nessuno, andiamo avanti per la nostra strada, da martedì testa al Bucchianico e va bene così ormai. Qualche assenza forse avrà pesato? Sì, ha pesato, ormai ci abbiamo fatto abitudine. Tenaglia è stato veramente molto sfortunato, ci ha lasciato subito dopo due partite, però recriminare dopo tre occasioni così nitide non ne vale la pena. È inutile fare mea culpa, ormai è passata. Un grosso in bocca al lupo al Palombaro, che comunque si è comportato egregiamente sia prima che dopo la partita. E ripeto, testa al Bucchianico.